Buonasera, siamo qui per intervistare questa giovane e bella regista che ha girato questo corto che si chiama Anna. Viva le donne, comunque. Viva le donne, soprattutto le donne registe, che siamo in netta minoranza, perché il mondo del cinema è un mondo molto maschilista e lo affermo adesso, lo ripeterò fin quando il maschilismo non è estinto, perché appunto lavoro da un aiuto regia da più di 12 anni ed è difficile, è veramente difficile. È difficile anche a Hollywood, secondo Meryl Streep e altre attrici. Comunque l'Agolino ultimamente mi ha detto, però non ci facciamo proteggere, non siamo una specie da estinguere. Passando invece al suo corto, ci racconta com'è nata questa anche collaborazione con Cipri? Allora, io ho scritto Anna su commissione, cioè accettando una sfida da Andrea Molaioli che mi disse scrivi 5 pagine e una confessione, e da lì è nata Anna. Il testo è stato appunto letto da Andrea Molaioli e altre persone, è risultato valido, almeno così dicono, e quindi l'ho proposto a Daniele che ha accettato su scrittura, non lo conoscevo, ho contattato e ho detto guarda, ho scritto questo corto, vuoi lavorare con me? E ha detto di sì, e quindi è nata questa collaborazione. Ci accenna qualcosa sulla trama? No, vi invito a vederlo. La trama, posso solo dire che è una vendetta. È il racconto di una donna che per anni ha mantenuto un segreto e a un certo punto decide di rivelarlo e di vendicarsi nel rivelarlo attraverso questo finale a sorpresa che verrà svelato da chi, insomma. La vendetta è sempre un po' femmina, giusto? La vendetta va servita, insomma, lentamente. Quindi come sì. Vede il futuro appunto di una regista in Italia? Ecco, questo corto, che è molto bello, io l'ho visto, è praticamente ha un finale aperto. Lei pensa di farne anche un film? Me lo auguro. Io in questo momento sono in preparazione con una serie al titolo San Pomodoro, una serie TV, e quindi il mio impegno costante già da quasi un anno è questo. Però perché no? Oltre ad Anna, cioè, ho scritto anche altre sceneggiature, quindi insomma c'è del materiale da poter proporre. Un titolo, per esempio? Un titolo per la serie. Per la serie che sono in preparazione, Rosa Pomodoro. Con questa attori sua internazionali, tra attori argentini e tra spagnoli. Ci fa un nome? Degli attori internazionali? Al dunque, Aida Flix, Chico Garcia, tra attori argentini che sono molto conosciuti in Argentina, sono Juan Aguilera, Brian Weinberg e Nicolas Maiques. E in Italia, italiani, Stell'Egitto. Complimenti, senta, grazie. Lei è siciliana, di Catania. Sì. Si è trasferita ormai a Roma perché il cinema è Roma. Allora, ha qualche rimpianto? Allora, Catania ovviamente è la città più bella del mondo, è la mia città, ci torno spesso, a Roma sto bene, però sì, il mio obiettivo è un giorno ritornare a Catania e poter fare del cinema sempre nella mia città. Se tornasse indietro continuerebbe a fare questa scelta? Del trasferimento o la scelta di fare la regista? Io sono nata con la passione per la regia, quindi sì, è difficile. Faticoso, però sì, da scegliere nuovamente. Ma le donne ce la fanno sempre. Ok? Sì, grazie, speriamo.